La votazione è aperta. Baruffi, Fusilli, D'Agostino, altri colleghi che non riescono a votare? Mi riferisco ai colleghi che sono in aula. Passiamo alla votazione. La votazione è chiusa. Presenti 444, votanti 369, astenuti 75, maggioranza 185, favori 364, contrari 5. La Camera approva. Siamo all'articolo 4, non vi sono emendamenti, se non vi sono dichiarazioni di voto lo pongo ai voti, la votazione è aperta. Ci siamo? No. Onorevole Giammanco. Carloni, Carloni. D'Ambrosio. D'Ambrosio, Binetti. Galperti. Galperti. Covello. Tripiedi. Tripiedi. Ci siamo colleghi, abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 448, maggioranza 225, favorevoli 448, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo all'unico ordine del giorno che abbiamo, è quello dell'onorevole Gianluca Pini. Chiedo al Governo il parere. È l'ordine del giorno, sì. Allora, parere favorevole con riformulazione. Ad informare, quando esse lo riterranno opportuno, le competenti commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'accordo, fornendo dati sulle attività nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale. Prego, onorevole Pini. Direi, Presidente, che la riformulazione va anche oltre le aspettative del presentatore. Grazie. Accolta la riformulazione, a questo punto è accolto con la riformulazione, non lo mettiamo ai voti e passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Fitzgerald Nissoli. Prego. Grazie, Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo di cui oggi si prevede la ratifica riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica tra il nostro Paese e la Repubblica del Cile, concluso a Roma il 16 ottobre 2007. Sui motivi del decorso di ben 8 anni tra la conclusione dell'accordo e la sua ratifica, forse non è opportuno soffermarsi. Si tratta di un accordo